amiche ed amici di Rete 8 Sport buongiorno e buon sabato da Lorenzo Valeriani siamo al secondo giorno della Gran Sasso Autodor Grand Prix stamattina un parterre d'eccezione perché davvero è la giornata abbastanza numerosa qui a fianco a me c'è il sindaco di Pietracamena Michele Petraccia a cui diamo il benvenuto lui è il vero padrone di casa e faccio i complimenti perché l'organizzazione insieme naturalmente alla DMC Gran Sasso Laga e al CSI Teramo è stata davvero eccezionale. Quindi, Sindaco, eh, una parola e un saluto istituzionale da parte sua alle tante persone che sono venute qui e naturalmente agli atleti che stanno animando la giornata. Grazie Lorenzo, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori, buongiorno a tutte queste persone che ci hanno onorato della loro presenza. I ringraziamenti vanno fatti all'organizzazione che è impeccabile fino adesso e ha fatto in modo di dare alla nostra location un parterre importante e far vedere che il Pratitivo si presta a tante attività anche estive, attività innovative e che quindi ci ospitiamo una stagione estiva piena di eventi e piena di turisti. Eh, ieri lo accennavamo insieme al suo assessore Mirko De Luca. Eh, è un territorio che ha bisogno eh, di rilanciarsi ancor di più, non solo perché le condizioni socio-economiche del territorio naturalmente hanno subito quello che è successo eh, durante questo inverno, ma anche perché eh, lo dobbiamo dire eh, vale la pena valorizzarlo ancora di più perché quello che abbiamo attorno è a dir poco favoloso. Beh, io sono di parte diciamo, da questo punto di vista, però ecco, veniamo da un inverno abbastanza problematico, però il eh, praticitivo merita, il Gran Sasso Teramano merita e quindi qual miglior vetrina di questo evento sportivo, di questa manifestazione, ripeto, ben organizzata per far vedere come siamo pronti ad accogliere e cosa possiamo offrire a coloro che vogliono venire a visitarci? Eh, quanto bene fa e quanto la fa eh, essere felice il fatto di vedere tantissimi atleti anche di altre regioni che sono qui a dare manforte non solo alla manifestazione ma anche a dare colore e lustro a, a questa manifestazione e a questo territorio ma noi anche nei momenti più difficili ci siamo detti che si, per ripartire si doveva fare in modo di portare gente di far venire gente a visitare questi posti perché poi sono posti che rimangono nella mente e che quindi si autopromuovono quindi benvengano gli atleti benvenga quindi questa manifestazione così positiva che ci aiuta a ripartire. Eh, ieri mattina, come tanti altri sindaci, eh, siete stati ricevuti al Quirinale dal Presidente Mattarella. È stata un'occasione anche, credo e spero, per incentivare, no? per mettere un po' di benzina nel eh, motore della burocrazia che forse... Va un po' a rilento. Possiamo allora lanciare un messaggio anche politico alle istituzioni affinché si possa far ripartire il nostro territorio? Va bene, facciamo anche il messaggio politico. Ieri abbiamo avuto l'onore con altri sindaci del cratere di aprire la parata del 2 giugno. Mentre giovedì sera siamo stati ricevuti a ricevimento per la festa della Repubblica in cui, al Quirinale, dove abbiamo avuto modo di parlare con il presidente Mattarella, con le più alte cariche dello Stato e con i leader politici della nostra situazione. Ci hanno chiesto quali erano i problemi, dove erano o le lentezze. Noi abbiamo detto che dobbiamo superare delle eh, magagne burocratiche che non fanno in modo che i provvedimenti dei loro presi siano realmente efficaci e prontamente efficaci. Ci auspichiamo che questa vicinanza che ci è stata testimoniata ieri eh, sia anche, si trasformi in, testi, in testimonianza e vicinanza anche legislativa. Quindi diciamo per i cittadini che ci ascoltano, eh, ieri è sembrata può essere una giornata importante. no? È stata una giornata importantissima, un onore essere ricevuto dal Presidente, quindi questa vicinanza istituzionale siamo sicuri che si trasformerà anche in una vicinanza eh, legislativa con provvedimenti che eh, abbiano un, un risvolto positivo per il nostro Territorio. Perfetto, allora grazie al sindaco Michele Petraccia, poi naturalmente ci eh, torneremo, a fianco a sé c'è l'organizzatore, no? un po' di tutto dalle prime ore del mattino, poi scende, va lungo la costa adriatica per visionare no? e relazionarsi con i suoi collaboratori per altre attività che sono in corso su eh, tutta la riviera abruzzese. Angelo De Marcellis, buongiorno, per nulla affaticato, quindi voglio dire un po' di attività fisica fa bene. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, diciamo che in questi giorni abbiamo un po' di eventi in regione, proprio con lo spirito di dare un po' di visibilità al nostro Abruzzo e cercare di portare qui tanta gente, dopo ovviamente anche i piccoli danni di immagine che ci sono stati nei mesi scorsi, quindi sicuramente l'impegno va in questo senso. Una volta tanto mi viene una battuta che questa volta l'esercito oggi è venuto, ma per una questione davvero più simpatica e divertente, perché oggi abbiamo ospiti dei campioni dello sport che appartengono proprio al centro sportivo dell'esercito qualche mese fa lo sindaco è stato qui con mezzi pesanti invece per, per liberare eh, questa zona eh, davvero credo che l'impegno che abbiamo messo insieme alla DMC Gran Sassolaga sia eh, un impegno mh, verso mh, una, una direzione giusta eh, penso che le giornate che stiamo vivendo queste apprenditivo ma non solo perché ieri eh, si è vissuto anche una bellissima giornata a isola del Gran Sasso e qualche giorno fa c'è stato questo raduno di kayak sul Vomano molto molto frequentato. Eh, credo che eh, davvero stiano mostrando le potenzialità quindi dei test event che fanno in modo di dimostrare che la nostra regione eh, si può candidare per ospitare manifestazioni importanti. Eh, quindi è un piccolo passo no? che mh, si fa in questa direzione, quindi senza strafare, senza voler immediatamente portare eh, folle oceaniche, ma eh, creare le condizioni affinché eh, questo possa essere l'ordinario, quindi avere qui delle persone che praticano sport e non solo, perché anche la vacanza attiva... Credo che sia la vocazione naturale del nostro Abruzzo, non sempre eh, sviluppata fino in fondo, ma anche le persone che magari vogliono stare un po' tranquille, vogliono bilanciare con escursioni, con Nordic Walking ad esempio, eh, o con tante altre attività che si possono praticare all'aria aperta, come il tiro con l'arco eh, e quant'altro, possano trovare le condizioni nelle nostre località bellissime per eh, frequentare e vivere eh, quotidianamente questi luoghi. Perfetto, grazie al presidente De Marcellis, torneremo anche eh, successivamente a parlare con lui, dall'altra parte, in fondo, ma eh, sempre importante perché è sempre presente, è là la sinistra, sì nel calcio, il presidente DMC Gran Sasso Laga, Erminio Di Lodovico, a cui chiediamo, sì lo sport, però il territorio offre anche altro, no? Anche qualcosa di più, eh, come posso dire, appetitoso, vogliamo dire così? Buongiorno a tutti e di nuovo grazie per, per venire qua a visitarci. Eh, effettivamente è così: eh, tutte queste manifestazioni non è soltanto sport, ma è vita. La montagna va vissuta ed è il messaggio che, che vogliamo sempre esprimere. La montagna va vissuta in tanti modi, ognuno nel proprio modo. Eh, lo sport, evidentemente, in questo scenario bellissimo. Ti immagino che dà una carica in più non indifferente, e dopo lo sport ci sta il relax che qui si può fare perfettamente in maniera sana, buona e veramente appetibile. Perfetto, grazie al presidente di Lodovico. Adesso vado dall'altra parte del parterre sei l'ospite, no? perché non sei abruzzese però naturalmente credo che il colpo d'occhio ti abbia già fatto innamorare di queste, di queste location eh, chiedo a te eh, faccio... voglio fare un applauso al nostro ospite Valerio Vallifuoco, tiro a volo atleta dell'esercito dicevamo a microfoni spenti devo stare attento a farti domande perché altrimenti mi, mi, inquadri, mi inquadri sul mirino e mi fai secco e mi fai secco eh, a parte le battute, dicevamo un territorio colpito, un territorio che ha bisogno della testimonianza di atleti importanti e non solo, che messaggio possiamo mandare non solo agli abruzzesi ma soprattutto a chi è di fuori regione e quindi non conosce questo territorio? Innanzitutto buongiorno. buongiorno a tutti, come già detto a microfoni spenti è veramente un posto da venire a visitare perché è veramente bello. L'Abruzzo è stato messo sotto prova, è venuto fuori benissimo. Con mille difficoltà, vi ringrazio di averci invitato qui perché fa veramente piacere, nome dell'esercito, ripeto, spero di venire da solo, senza impegni, a visitare con molta calma questo territorio perché veramente merita. La tua disciplina sportiva è una disciplina dove c'è bisogno tantissimo di concentrazione, dove c'è bisogno naturalmente di una condizione fisica ottimale, come d'altronde tutti gli altri sport, però la tua è una disciplina particolare. Quali sono le caratteristiche principali che la differenziano dalle altre attività che di solito vediamo? No? Perché è uno sport particolare che raramente, almeno qui in zona, si vede. Sì, la concentrazione prima di tutto. A livello fisico bisogna star bene, è vero, però la mente al 100% deve essere libera, altrimenti basta pochissimo, niente, un, un errore si è fuori. Sport sano, bello come tutti gli sport. E, però la fortuna nostra è che più si va avanti con l'età, e più si diventa forti. A differenza del nuoto, del ciclismo, di altri sport eh, che a una certa età purtroppo sei obbligato per forza fisica a smettere. Invece nel tiro a volo è più uno sport mentale e meno fisico, però ci sono anche lì delle difficoltà. Eh, spesso i genitori chiedono anche: eh, sì, questo sport è bello, interessante, appassionante, è emozionante, però iniziarlo. Cominciarlo a praticare, ha una spesa contenuta oppure è, è, è uno di quegli sport un po' di nicchia, no? soprattutto sotto l'aspetto delle, delle spese iniziali? Sì, un pochino di spesa c'è inizialmente, ma come tutti gli sport, eh, perché c'è sempre. Io ringrazio e sono fortunato che l'esercito comunque, eh, lavoro per loro, così come il CONI, come la nostra federazione eh, di tiro a volo ci sovvenziona e ci aiuta nel mondo e in Italia. Però c'è una piccola difficoltà all'inizio, io ringrazio la mia famiglia perché comunque grazie a loro mi sono avvicinato al tiravolo, però come tutti gli sport c'è da fare un piccolo sacrificio, penso che valga la pena, no? credo valga la pena in qualsiasi sport fare un sacrificio per iniziare, però c'è. Eh, guardando questa eh, location eh, a te eh, naturalmente mh, viene voglia non so, di provare a sciare, non so se lo fai o di fare altri sport, eh, ti sei mai pentito di questa scelta del tiro a volo guardando poi altre situazioni o altri colleghi oppure dritto per la tua strada convinzione totale fino alla fine? Beh, è scontata, sì, convinto di, della scelta che ho fatto e soprattutto non mi pento e continuo a... Sempre alle Olimpiadi a far bene e a continuare la mia passione, insomma. però verrò a visitare sicuramente questo posto. Non ho mai sciato, imparerò a sciare, così almeno avrò l'opportunità di, di venire più spesso qua. Perfetto, grazie a Valerio Vallifuoco. Alla tua destra un'altra Abruzzese Doc, Glenda Narcisi. Pesista, uno sport, lo dicevamo anche prima, eh, particolare soprattutto per una donna, però poi il, la tradizione familiare no? ha tramandato il, il tutto e i risultati pian pianino stanno arrivando. Buongiorno e benvenuta buongiorno, eh, sono contentissima di essere qui oggi. Eh, ho visitato diverse volte Pratititivo, eh, il Gran Sasso che è una bellissima montagna. Ehm, e nonostante insomma, ci sia stato il terremoto, eh, comunque io invito tutti a visitare eh, il Gran Sasso perché è un posto magnifico, eh, sia eh, d'inverno per sciare, eh, sia d'estate che ha bellissimi boschi, ci sono tantissimi percorsi da intraprendere, eh, paesaggi insomma, stupendi. Se non ero, tu vivi sulla costa, vero? Quindi eh, diciamo rimarcare anche il fatto che con un'ora, un'ora e dieci, si va dal mare Adriatico alla vetta eh, più alta del Gran Sasso d'Italia. Quindi questo deve anche aiutare. Perché diciamo la verità, Sindaco, se dopo un'ora, un'ora e mezza si vuole cambiare location, perché non so, siamo stanchi oppure abbiamo bisogno di tornare a zero metri sul livello del mare, con pochissimo tempo torniamo. Verso, verso la costa. Questo può essere anche un motivo per incentivare il turismo e per cercare di far capire a molti che davvero anche con una spesa minima si può girare tutta l'Abruzzo in maniera ottimale. Certo, io sono di Giulianova che non ho la carità balneare, quindi eh, ci sono lunghissime spiagge, eh, c'è il mare e a ah, un'oretta c'è la montagna, il Gran Sasso comunque che è, è una montagna. Una montagna che rappresenta gli appennini, no? eh, Quindi in pochissimo tempo sia, sia mare che montagna. Eh, penso che non ci sia una cosa del genere in tutti i posti, no? Assolutamente no, ce l'abbiamo solo noi e naturalmente ce lo eh, dobbiamo tenere stretto perché è importante, è importante davvero. A fianco a te, eh, un atleta anch'essa abruzzese, eh, tantissimi risultati. Ora si occupa di altro, ma si occupa di altro perché deve anche insegnare naturalmente alle nuove leve quello che è il suo sport. Un buongiorno e anche un grossissimo applauso a Fabrizia D'Ottavio che ci onora di essere qui, e gli passo subito il microfono. Grazie mille, grazie a tutti buongiorno. Io sono contentissima di essere qui oggi ehm, perché è un'opportunità per, per scoprire, per vivere luoghi della mia regione, della mia terra, eh, che spesso mi accorgo ehm, forse di non apprezzare appieno, è un po' forse la mentalità che abbiamo tutti, eh, cerchiamo sempre fuori, eh, al di fuori dei, dei confini regionali regionali o anche nazionali, la vacanza. Invece non ci accorgiamo che veramente a due passi da casa abbiamo dei gioielli. E sono dei paesaggi che veramente mozzano il fiato, per cui sono veramente contentissima. E lo sport penso che sia una, un mezzo fondamentale per rivalutare il nostro territorio è un mezzo che porta valori importanti, eh, unione, eh, un modello di vita sano eh, e qui c'è di tutto, c'è cibo sano, c'è aria pura, c'è possibilità di movimento. Se, si vuole, se ci si vuole rilassare lo si può fare, se si vogliono intraprendere dei percorsi più impegnativi si può fare anche quello. Quindi ce n'è per tutti i gusti. E lo sport, appunto, ripeto, penso sia un canale importantissimo per rivalutare il nostro territorio. Perfetto, grazie anche a Fabrizia Dottavio, io a Valerio adesso però una curiosità eh, gliela voglio chiedere loro eh, naturalmente li conoscono, eh, non solo gli arrosticini ma hai, hai mai assaggiato qualcosa di particolare qui in Abruzzo oppure eh, ti è arrivata voce soprattutto ieri di pietanze che giravano sui tavolini abbastanza allettanti mm, Gli arrosticini li conosco, sì, eh. perché li ho mangiati spesso Ehm, però no, non ho mai mangiato altre cose abruzzesi particolari però gli arrosticini sì perfetto, allora ti preannuncio che li assaggerai di nuovo e se, e se Erminio poi eh, nella sua cucina preparerà qualcosa di, di appetitoso assaggerai, assaggerai anche, anche altro e mi dicono, mi fanno cenno che c'è un piccolo break pubblicitario e poi naturalmente torniamo qui sempre in diretta qui da Prati di Tivo, a dopo E allora ancora in diretta dai prati di Tivo stiamo conoscendo un po' quelle che sono le attività eh, odierne, naturalmente domani ci sarà l'ultima giornata ancora importante dove chiuderemo questa tre giorni in alta quota, siamo a 1449 metri sul livello del mare. Oggi una gara Angelo De Marcellis... Eh, una gara vera, no? senza togliere nulla al, agli altri sport e alle altre attività, però quella di oggi è una gara entusiasmante perché gli atleti che tra poco arriveranno qui nel nostro parterre eh, verranno davvero provati e anche sporchi. Adesso tu ci spiegherai il perché. Ah, intanto consentimi di ringraziare le associazioni che si sono prodigate per realizzare questa gara odierna, che sono la SD Oltre il Muro e la SD Sport, Fair Play and Fun. Eh, sono associazioni che eh, in qualche modo si impegnano su queste discipline particolari. Eh, c'è una persona che eh, diciamo, è un po' quello che ha questo grande spirito organizzativo che è Fabrizio Baldoni con tutto il suo staff a cui davvero vanno i complimenti da parte di tutti. Eh, diciamo che questa gara si articola su un circuito di 5 chilometri. Che è costituito non solo da percorsi nel prato, quindi in salita e in discesa, ma ci sono anche degli ostacoli, ostacoli anche abbastanza ostici, perché su alcuni dei quali bisogna arrampicarsi, fare dei passaggi con le mani. Eh, quindi, proprio appesi al, al, al percorso, in altri casi bisogna scavalcare dei veri e propri muri realizzati con eh, diciamo, ostacoli in legno. Eh, quindi, ci sono diversi modi, appunto, di superare il, il tracciato, e eh, quindi, vivendo proprio anche eh, con grande enfasi la possibilità di di arrivare al traguardo ed è bello perché ci sono anche un discreto numero di atlete e donne che partecipano alla manifestazione, quindi non possiamo dire che è una gara per uomini veri perché evidentemente ci sono anche donne che interpretano al meglio il tutto, quindi sono davvero sorpreso anche io oggi di vedere una partecipazione simile e credo che Davvero il luogo sia stata una scelta azzeccatissima, anche investire eh, su queste strutture che credo rimarranno qui per tutta l'estate, quindi eh, sono anche fruibili a quanti volessero prepararsi per i prossimi appuntamenti. Perfetto, allora eh, lo ripetiamo: avremo eh, sicuramente ai nostri microfoni i vincitori di questa, di questa interessantissima eh, gara, il percorso di guerra della Mad Run. È un po' simile al percorso amministrativo, perché gestire un paese, gestire una comunità, sindaco è difficile, no? E spesso e volentieri lo dicevamo, ogni tanto gli ostacoli sono insormontabili. Lei fa attività fisica o è più bravo nell'amministrare la città di Pietragamela? Io vengo dallo sport, quindi è una... mi sono più preparato fisicamente negli anni ad affrontare le fatiche amministrative, diciamo. E quindi anche qui, come nello sport, si trovano ostacoli, lungaggini, eh, punti di blocco dell'attività amministrativa che però con lo stesso spirito con il quale si affronta una gara sportiva, si affronta un ostacolo fisico, si devono affrontare, si devono superare e dopo c'è la soddisfazione di averlo fatto. E naturalmente ci vuole anche l'appoggio dei cittadini, no? Perché naturalmente eh, ci vuole quella spinta, no? quell'applauso. Ogni tanto la pacca sulle spalle, perché i momenti di difficoltà ci sono stati e naturalmente l'amministrazione di Pietragamela non può fare tutto in autonomia ma spesso e volentieri bisogna bussare in determinate porte per cercare di eh, concretizzare questi aiuti. Ma assolutamente sì, noi siamo una piccola comunità, una comunità che ha vissuto dei momenti veramente difficili. Però in questi momenti io dico che si misura la coesione e la forza di una comunità come la nostra. Quindi è vero tante difficoltà, ma è vero anche che poi dopo ci sono quelle soddisfazioni di quando si raggiungono gli obiettivi che ripagano anche dei tanti giorni difficili. Perfetto, grazie ancora al eh, sindaco. Io tornerei da eh, Fabrizia, a cui voglio chiedere, ehm, è stato questo, questo sport il tuo sogno da bambina? Oppure un po' sei stata eh, forzatamente messa lì perché non so, c'era la passione della mamma, c'era la passione del papà. Hai scelto tu e poi ti sei appassionata ancora di più? Oppure è stato un percorso, tra virgolette, obbligato? Allora, eh, diciamo che è diventato in maniera molto rapida il mio sogno, ma non lo è stato fin dall'inizio perché è una disciplina che si inizia da molto giovani, 4-5 anni. E ovviamente a quell'età si pensa fondamentalmente a giocare, è difficile uh, proiettarsi nel futuro, vedersi nel futuro, per cui non, non pensavo a quell'età di fare la ginnasta. E ho incontrato questa disciplina per caso, è, stato, è stata una pura coincidenza, ero insieme alla mia mamma e ovviamente con uh, un pochino la sua spinta perché ci teneva anche che facessi attività fisica ho intrapreso questa disciplina ma veramente nel giro di pochi mesi è scoppiato un grandissimo amore e da lì è diventato davvero il mio sogno perfetto allora anche questa testimonianza mentre a glenda eh, chiedo naturalmente la classica domanda no? perché è uno sport eh, forse il papà non è d'accordo Credo prettamente maschile, però insomma eh, tu ti sei appassionata perché lui ti ha un attimino invogliato a praticare questa attività oppure eh, poi col passare del tempo, come è successo a Fabrizia, ti sei innamorata e non lo vorresti mai mollare? Eh, sì, io um, ho provato diversi sport prima perché volevo cercare uno su cui concentrarmi e che. Mi... Eh, mi sentivo più mio. Eh, poi, grazie ai miei genitori che mi hanno comunque invogliata su questa strada insomma, dei pesi, eh, ho vera veramente potuto apprezzare la pesistica olimpica. Eh, All'inizio bisogna imparare molta tecnica, perché non è che subito si va in palestra e boom fa i pesacci. Quindi ci vuole pazienza, ma molta determinazione, forza di volontà. Non sono solo i muscoli ad alzare il bilanciere, ma è la mente, la concentrazione. Quindi passo dopo passo in palestra o. Ho... Notando che insomma, i pesi crescevano mi, mi ha sempre rallegrato questo fatto e allora ho veramente deciso che volevo continuare con questo sport e raggiungere più pesi possibili. Perfetto, naturalmente noi auguriamo tanta forza a Glenda sperando arrivi presto il risultato importante. Valerio, eh, un po' una domandina particolare, come siamo messi a livello strutturale? Possiamo competere con le altre nazioni non solo per quello che riguarda eh, il, la tua disciplina, con, eh, con eh, le, altre, le altre nazionalità. Dobbiamo crescere, appunto, oppure bene o male siamo, siamo quasi agli stessi livelli. Sì, secondo me siamo agli stessi livelli. Nel tiro mh, non dico i più bravi, ma ce la lottiamo con la Russia, altri gli Stati Uniti. Secondo me l'Italia ha fatto un passo avanti in tutti gli sport veramente e quindi stiamo alla pari ce la lottiamo certo è diventato professionismo puro e eh, quindi c'è sempre da migliorarsi però siamo a un ottimo livello secondo me una domanda che faccio un po' a tutti eh, sono queste discipline che eh, possono andare di pari passo con una, con una vita di tutti i giorni con una vita eh, familiare normale eh, oppure Naturalmente ogni tanto bisogna tralasciare gli affetti per cercare di centrare l'obiettivo. Eh, conciliare tutte le cose non è mai semplice, ovviamente trascuri qualche cosa sicuramente, però riesci a dare spazio a tutto quanto, dai, porti avanti con mille impegni la famiglia, gli amici, ma molte volte tu non fai la vita come una persona normale perché stando sempre in giro per il mondo, in Italia, a casa ci stai pochissimo, quindi... Diventa un po' difficile, però con forza di volontà riesce a conciliare tutto quanto. Anche perché per, per molti che ci seguono eh, essere uno sportivo, indossare la tuta della nazionale italiana eh, è sì un privilegio, però non ci sono solo i lati positivi, perché il sacrificio, il non uscire con gli amici, uscire e tornare eh, in un'ora non troppo tarda per poi riprepararsi eh, sia mentalmente che fisicamente, naturalmente eh, non, è, non è da tutti, bisogna avere una costanza a livello, a livello psicologico superiore agli altri. A te è pesato questo, soprattutto eh, quando eri più giovane, oppure bene o male hai superato questi ostacoli perché avevi tanta voglia, tanta voglia di raggiungere questo traguardo? Mm, il peso non l'ho mai sentito perché sinceramente tu inizi molto presto, quindi ti abitui subito a quello stile di vita, però sai, con il tempo andando avanti, poi capisci che hai tralasciato una parte di gioventù no? dove tu potevi fare una vita un po' diversa però non rimpiango niente, continuo su questa strada che ho preso e va bene così però ovviamente fai dei sacrifici dove tu vedi i tuoi amici che escono no? e tu magari no, non posso, quindi ovviamente ci rimani lì per lì dici mannaggia ma però va bene così dai simpatica, ironica, se vuoi non mi rispondi ma eh, c'è qualcuno che ti ha mollato perché tu il giorno dopo dovevi andare via, dovevi partire, dovevi allenarti e quindi hai detto: No, guarda, tu hai troppi impegni e quindi cambio strada. È successo mai? No, per fortuna no, dai, no, non mai successo. E quindi non penso che no, una persona ti lascia perché hai troppi impegni, però sicuramente trascuri le persone che hai vicino, che è una cosa che non è facile da portare avanti. E però devi trovare anche la fortuna che hai una persona accanto che ti capisca. Quello secondo me, io ho avuto la fortuna che ho avuto una persona accanto che mi ha sempre capito. Ecco, quindi... Perché diciamo che si è un po' adattata a te, no? eh, ti ha conosciuto che tu eh, eri già in eh, procinto di sparare, diciamo così, e quindi o si adattava Oh? qui si dice o oh questa, oh questa minestra o oh fi oh, oh, oh la finestra insomma per andare via quindi si è adattata così non so se alle, a, a, alle ragazze posso fare la stessa domanda però se avete una testimonianza da lasciarci io eh, vi passo il microfono perché Fabrizia ride quindi forse è successo qualcosa che non va no no nessun episodio particolare io ho un'esperienza un ancora diversa perché tutto ciò che riguarda le relazioni lo Lasciato al post l'attività <ride> Diciamo che negli anni clou uh, dello sport non avevo proprio tempo, mente per dedicarmi a qualcuno. <ride> Ero veramente concentrata uh, sull'obiettivo, ma anche materialmente di, di, di tempo per conoscere persone, non ne avevo. Vivevo con la mia squadra e, e per me quello era, era il mio mondo. La mia famiglia che ovviamente era lontana perché ho vissuto per anni fuori, molto lontano da casa, e quindi ho lasciato ecco, quel tipo di esperienze al post. E, però ecco c'è da dire, riprendendo il discorso di prima, non è un percorso semplice ovviamente dedicarsi allo sport. E, ci sono delle rinunce da fare, ci sono dei sacrifici. Però ehm, quando inizi la corsa non ti fermi perché la motivazione, il sogno, eh, la passione sono talmente forti che superi tutto, superi tutto lo fai con il sorriso. Poi magari guardandoti indietro dici cavoli come ho fatto, <ride> come ho fatto a farlo, ma mentre sei, sei lì durante la corsa non te ne rendi neanche conto e eh, vivi delle emozioni meravigliose. Perfetto, allora abbiamo scoperto che Fabrizia ha messo un filtro tra la sua vita privata e, e, e quella sportiva. E visti i risultati, ha fatto la scelta, la scelta giusta. Credo che stia per concludersi, o perlomeno stia per arrivare il primo della classe di questa Madran, corsa massacrante. Lui sì, presidente, che mangerà tantissimo all'arrivo, credo. Sì, sta per partire l'ultima batteria che in qualche modo. Eh... Darà poi la classifica finale, quindi dobbiamo attendere ancora qualche minuto. Insomma, il percorso è abbastanza impegnativo. Io, ovviamente, l'ho provato, anzi. Senza allenamento, però dai no, diciamo che no, a, parte gli scherzi, a parte gli scherzi, diciamo che l'ho seguito poi eh, in questi giorni, mentre davvero lo staff qui si impegnava nel montaggio eh, è stato davvero uno sforzo organizzativo importante. Eh, faccio ancora i complimenti a chi si è cimentato in questa cosa perché è una cosa totalmente innovativa e eh, credo che davvero possa essere un'opportunità anche per il futuro di questa località. Perfetto, quindi noi naturalmente aspettiamo, aspettiamo qui i, i vincitori, eh, credo ci siano eh, due categorie, no? la femminile e, e la maschile, quindi sono curioso anche di vedere la, la, la femminuccia pronta qui ai nostri, eh, ai nostri microfoni per raccontarci questa, questa gara. Eh, Presidente di Lodovico, eh, location fantastica, eh, si, mangia, beve, si, si mangia bene, si beve meglio. Eh, c'è però qualcosa che non va? Che è un sassolino dalla scarpa che vuole togliersi per cercare di stimolare ancora di più eh, chi tra virgolette eh, siede in scranni più alti oppure va bene tutto così? Oggi è un giorno di festa, quindi godiamocela. Eh, no, non, non è questo dei sassolini, questo è semplicemente che quando ottieni questi risultati che veramente ti fanno essere felici, vedi il risultato del lavoro di squadra, quello che vuol dire fare rete, quello che vuol dire lavorare insieme. E il vizietto italico dell'individualismo, lo conosciamo tutti, fa, fa che uno vada più piano, però queste cose eh, demoliscono appunto quest'idea e dimostrano che lavorando insieme, facendo rete, ognuno dando il proprio apporto nelle possibilità, nelle capacità di ognuno e con tanto lavoro dietro perché noi adesso vediamo il risultato finale un po' come voi, io non mi stanco mai di dire che tutti quanti per chi eh, abbiamo fatto sport la gente crede che quello che si fa davanti alle telecamere è quello che fai sempre e non è vero. Prima c'è tutto un lavoro, c'è tutto preparazione, c'è tutto un sacrificio metodico e, e, e mentale e, e un po' così è nella vita. Quindi lì lo sport ci insegna che il lavoro previo è quello che ti fa portare i risultati. Le cose che stiamo facendo in questi giorni è il frutto di una visione, la visione di mostrare la nostra montagna che va vissuta, che è una montagna dove si possono fare tante cose, che è una montagna stupenda. E tutti noi che ci siamo l'amiamo e quindi quello che vogliamo è, è condividere questo amore con tutti, perciò ci fa tanto piacere poter fare cose qua, Oso queste cose a prescindere da, 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 da una manifestazione sportiva, no, questo è un atto di amore, un atto di amore eh, in questa montagna, in questo territorio dove eh, tutti viviamo la nostra montagna, questo è il nostro lema e non mi stancherò mai di dirlo. Perfetto, grazie al Presidente di Lodovico. Eh, sindaco Petraccia, prima dicevamo no? eh, l'impegno, eh, la location, eh, poche ore, un'ora, un'ora e dieci dal, dal Gran Sasso d'Italia fino alla riviera Adriatica, ma eh, può un amministratore, possono gli amministratori generare una sinergia? Eh, nel senso, si può concordare un tragitto comune che possa collegare mare e montagna senza campanilismi? Ma assolutamente sì, infatti dovrebbe essere così. Negli anni sono stati degli esperimenti anche riusciti che però purtroppo si sono interrotti. Invece, noi proprio vivendo, e io lo, lo vivo in pieno in prima persona, la provincia di Teramo, dal mare alla montagna, dovremmo rendere visibile e commerciale questa grande ricchezza. Abbiamo un bel mare, delle belle spiagge. Una bellissima collina e poi una montagna vera, una montagna di tipo Dolomitico a un'ora di strada, un'ora e un quarto di strada, e questo in pochi lo sanno e in tanti lo apprezzerebbero. E quindi, naturalmente, noi facciamo appello eh, agli amministratori, ai politici in generale di cercare ecco, di, di sedersi un po' di più a tavolino per cercare appunto di, di raggiungere questo obiettivo che credo sia davvero importante. Lo ripetiamo, con pochissimo tempo eh, c'è la possibilità di visitare eh, il mare, questa splendida montagna e nel mezzo delle colline fantastiche e io non tralascio mai l'aspetto enogastronomico perché credo che questo sia un tipo di turismo che col passare degli anni eh, sta prendendo sempre più piede e può anche invogliare chi eh, viene dai, da, da, da oltre confine appunto di venire qui in Abruzzo perché abbiamo dei prodotti eccezionali prodotti che naturalmente assaggerà eh, Valerio e ti faccio adesso questa domanda i sacrifici alimentari quanto ti sono pesati durante gli anni abbastanza sì diciamo ehm, non è che ti pesano però poi ti abitui no? a portare sempre un tipo di, alim di alimentazione però ogni tanto uno strappare la regola eh? si può anche fare, insomma, dai, ci vuole. Ci vuole. La, la, la tua settimana tipo qual è? Nel senso eh, giorni di allenamento, ore di allenamento? E in quel caso se possiamo dare anche un'indicazione a chi ci sta ascoltando, perché può sembrare che il tiro a, a volo, a differenza delle, degli altri sport, eh, sottintenda meno sacrifici. Però invece qualcosa di, eh, di grave c'è, nel senso, qualche sacrificio bisogna farlo. Sì, allora io mi ricollego al discorso di prima: non è che nel tiro a volo tu non fai nessuna attività fisica. Io vado a correre, mi tengo in forma perché comunque tu devi tenere sempre eh, i battiti cardiaci bassi perché comunque hai la tensione durante la gara. Quindi, se tu sei allenato, tieni eh, la frequenza cardiaca bassa. Io la mattina, mh, durante la settimana, in base alle gare che uno ha, svolge attività quindi fa un carico di lavoro più o meno pesante, vai a correre una settimana più fisica, set l'altra settimana la fai più tecnica, usi più il fucile, quindi te la gestisci in un modo settimana per settimana, in base anche alle gare che tu hai, almeno nel tiro a volo, però cioè, la, la parte fisica si fa comunque, palestra e corsa eh, la porti avanti perché altrimenti non, non ce la fai. Assolutamente, assolutamente, mentre a Glenda eh, qui i sacrifici credo siano un po' più pesanti, no? nel senso devi gestirti fisicamente in un certo modo. Hai un ottimo insegnante. Qual è la cosa che, che, che più ti pesa? Qual è l'aspetto negativo di questa attività che in giovane età naturalmente ti porta a fare dei grossi sacrifici? Certamente tutti i pomeriggi insomma sono destinati alla palestra quindi eh, sono sempre pieni eh, però non è una cosa che mi pesa perché quando uno lo fa con passione insomma tutto diventa più bello e certo il tempo più, più che altro eh, per il resto non mi lamento. E sotto l'aspetto degli studi naturalmente devi far conciliare il, il tutto e c'è stata qualche amica o più di un'amica che ti ha cercato di far desistere da questa scelta casomai incitandoti a cambiare sport perché vedevano nei pesi un qualcosa di troppo diverso rispetto a quelle che erano le tue caratteristiche ehm, io la scuola l'ho finita di eh, liceo scientifico eh, eh, le ragazze, insomma, eh, quando gli dicevi che sport eh, insomma, faccio, eh, tutte, oh, è arrivata Hulk, è arrivata, non si sa, okay. sì, tutte battutine. E a volte magari dicevano allora sto sabato andiamo qui usciamo e io dicevo no allenamento vabbè dai per una volta non puoi saltare allenamento e no non la posso saltare e allora ho dato molte buche insomma <ride> però mh, ci sono state ragazze che insomma eh, l'hanno capito e altre no e infatti ho due migliori amiche da sempre che hanno sempre capito il mio sport. Il tuo sogno nel cassetto qual è, o perlomeno il sogno che da qui a qualche tempo può essere realmente realizzato? Il mio sogno, cioè eh, in particolare io punto a sollevare il più possibile, quindi eh, poi dipende, una gara può andare bene o male, non posso dirlo adesso, quindi io mi punto... Raggiungere l'alzata maggiore, eh, non so quale sarà. <ride> Vabbè Poi casomai ce la racconterà, ce la racconterà tuo, tuo padre. Quale può essere il, il peso giusto eh, da qui a qualche, a qualche tempo. Fabrizia, c'è una nuova Fabrizia d'Ottavio che può prendere, può calcare le tue orme e addirittura fare qualcosa di meglio. È difficile, però, naturalmente. È l'obiettivo di tante, no? ma sicuramente. Uh, qui in regione abbiamo tante ginnaste sulle quali possiamo puntare e l'Abruzzo è stata da sempre una fucina di talenti. E, e poi c'è da dire che in realtà il livello negli ultimi anni è cresciuto tantissimo. Uh, bambine che sono veramente piccole, di 10-11 anni, uh, sono in grado di portare avanti in maniera molto pulita degli esercizi di un valore tecnico maggiore, molto maggiore rispetto diciamo, ai miei tempi. Io a volte rimango veramente stupita. E, sì, sì, sicuramente uh, avremo tante altre campionesse. Uh, io auguro a tutte le future ginnaste ovviamente di coronare il loro sogno che insomma presumo sia quello di vivere l'esperienza olimpica eh, l'olimpiade a prescindere dalla, dal colore della medaglia è una, un sogno è veramente una, eh, è un mondo magico che per un atleta rappresenta tutto e eh, quindi... È un'esperienza che auguro veramente a tutti di poter, di poter vivere, eh, poter calpestare con uh, le proprie scarpe il villaggio olimpico, uh, poter conoscere atleti provenienti da tutto il mondo. È un qualcosa di, di appagante che ti riempie l'anima e il cuore. Per cui, a tutte le ginnaste, ma anche no, a, non soltanto le ginnaste, a tutti gli atleti abruzzesi e italiani, in vista di Tokyo, che sarà il prossimo appuntamento, un grandissimo in bocca al lupo. Perfetto, grazie a Fabrizia io ripasserei il microfono ad Angelo De Marcellis, così ci spiega un attimino cosa vivremo domani quindi domenica, giornata di chiusura qui ai Prati di Tivo e quelli che sono naturalmente gli appuntamenti futuri del CSI Teramo Allora, diciamo che domani si conclude questa tre giorni a Prati di Tivo e si conclude in maniera secondo me bellissima perché domani è la giornata nazionale dello sport, quindi c'è questa perfetta concomitanza a Pratitivo c'è la prima corsa del Gran Sasso che è una podistica che si eh, diramerà intorno all'anello eh, diciamo stradale che si trova qui a Preditivo e in concomitanza avremo la possibilità di imparare, quindi di cimentarsi, quindi l'invito davvero aperto a tutti perché le prenotazioni si possono fare anche in loco eh, avremo l'arrampicata quindi una parete di arrampicata che verrà installata proprio in piazza questa, questa sera, questa notte e eh, avremo il tennis tavolo, Ovviamente il nordic walking che ci sta accompagnando già, accompagnando già da questi eh, due giorni e il tiro con l'arco, quindi discipline interessanti. Avremo anche la mountain bike con la locale scuola, eh, eh, quindi c'è la possibilità davvero per tutti di provare una nuova, una nuova di, disciplina sportiva, di cimentarsi in nuovi sport, di conoscere queste attività e eh, l'invito è davvero aperto a tutti di raggiungerci. Eh, la strada sarà chiusa giusto un'ora per la, il passaggio della corsa, quindi eh, ovviamente se arrivate prima delle nove e mezza non avete problemi di, di viabilità quindi... e colgo l'occasione anche per ringraziare le forze dell'ordine, i carabinieri, la locale stazione che davvero sono vicinissime alla manifestazione e anche eh, l'assistenza sanitaria curata dalla Croce Bianca e dalla dottoressa Perozzi che in questi giorni sta presidiando eh, Pratitivo. Ah, inoltre scusate, un'altra cosa importante, se no poi mi bacchetta. No? E domani c'è anche una cicloturistica che parte eh, dal, um, dal parcheggio del Decathlon a Piano Daccio di Teramo e si eh, snoderà eh, su un circuito che è parzialmente quello della Gran Fondo eh, città di Teramo, che invece ci sarà il 18 giugno, che è poi la reale conclusione del calendario di eventi del Gran Sasso Outdoor Grand Prix. Quindi un'opportunità per, per tutti i gusti. Perfetto, grazie al presidente De Marcellis. Noi andiamo ancora in fascia pubblicitaria, ma davvero pochissimo. Poi torniamo qui, sempre in diretta dai Prati di Tivoli, nello studio. Eccoci qui, ancora in diretta dal Piazzale dei Prati di Tivo. Abbiamo ancora un 20-25 minuti per conoscere un po' quali saranno le attività della uh, giornata. Valerio lo vedevo un po' emozionato perché arrivavano i profumi dalla cucina, no? Eh, e immaginavi già un qualcosa. Tanto domani non devi far nulla, almeno spero. Oppure c'è allenamento e quindi devi gestire lo stomaco in un certo modo. No, domani no, non c'è nulla domani, quindi lo stomaco oggi può prendere un'altra via, dai. Ecco. Sì, così assaggi anche, anche quelle che sono le nostre, le nostre specialità. E poi ci sono tanti prati, naturalmente, come dice il nome stesso della località, dove puoi rilassarsi un attimino, un goccino di vino rosso in più, anche oggi te lo puoi, te lo puoi permettere. Eh, sindaco, eh, le prossime attività eh, del comprensorio del comune di Pietracamela, perché naturalmente sarà un'estate viva e animata più che mai. Assolutamente sì, stiamo definendo adesso il calendario finale per la stagione estiva. Noi abbiamo un grande appuntamento che è una tradizione oramai che va avanti da decenni, che è la festa della Madonnina del Gran Sasso che sarà la prima domenica d'agosto. Quindi un evento popolare, culturale, dove c'è una messa in quota proprio nella località della Madonnina del, sulla Rapietra e dove si arriva anche per sentieri come la tradizione da tradizione da decenni. Quindi quello è l'evento più importante. Poi dopo avremo diverse manifestazioni, concerti in piazza, feste popolari, feste patronali e stiamo pensando e spero di riuscirci di riproporre una gara di mountain bike che si è percorsa qui per un, circa un decennio. Verso la fine del mese di agosto, e che ha riscosso un ottimo successo, che negli ultimi anni però ha subito una pausa. Quindi, questo è diciamo, una, un quadro generale, e mano a mano stiamo definendo le varie serate per dare eh, motivo sia ai Praditivo che a Pietra Camela, che alla frazione di Intermesoli, di avere l, ad ogni località il proprio spazio e dar modo ai turisti di gustarsi spettacoli diversi, con tipologie diverse, nelle varie giornate. E poi, eh, lo dicevamo un po' anche prima, no? lo, lo abbiamo accennato: in un eh, piccolo centro come Pietracamela è difficile far concertare sia il discorso della ricostruzione ma poi garantire anche ai cittadini e ai turisti un'estate piena di attività e manifestazioni. Quindi il lavoro di squadra in questo caso fa la differenza. Lo dicevamo ieri con l'assessore al turismo e allo sport Mirko De Luca. Come si fa a gestire una situazione del genere? Ecco perché io invito anche la cittadinanza spesso e volentieri a collaborare. Ma certo, questa è una delle altre sfide che stiamo affrontando. Noi fra breve iniziamo la ricostruzione del sisma 2009 purtroppo, perché dopo anni siamo riusciti a sbloccare questa situazione e quindi stiamo riniziando. Eh, la cosa si va a sovrapporre al periodo estivo, perché è il periodo di massima affluenza, di massimo eh, diciamo, appeal turistico, eh, però noi dobbiamo sfruttarlo perché poi in inverno, in inverno eh, qui da noi non si può lavorare, cioè noi, quindi abbiamo una breve finestra di, di tempo nel quale effettuare determinati lavori e dobbiamo essere anche bravi a conciliare la voglia di ricostruire, di rendere fruibile il paese e una grossa porzione del paese dopo tanti anni con quella di chi viene qui e vuole rilassarsi e vuole divertirsi. È una sfida importante, la stiamo affrontando e faremo in modo di far conciliare le cose. Ci vuole un po' di spirito di sacrificio da parte di tutti. E direi che con questi uh, tre giorni l'obiettivo è stato centrato pienamente no? perché uh, il tempo ci ha assistito, caldo ma non troppo. Ogni tanto arriva quest'aria fresca che ci fa uh, riposare e rifocillare. Uh, L'ultimo invito, l'ultima cartolina perché. Bisogna venire a Pietragamela perché bisogna visitare Prati di Tio? Ma questo diciamo che è la cosa che faccio più volentieri. Eh, bisogna far venire gente perché poi non servono tante parole. Chi viene qui scopre il posto, ne vede le possibilità, vede questo scenario naturale che fa in modo che in tanti se ne innamorino. Con me è successo così. E credo che non sono l'unico. Certo è che dobbiamo migliorarci, non, è, non dobbiamo ritenerci appagati di quello che ci ha dato la natura. Dobbiamo fare sistema, come diceva giustamente prima il presidente Di Ludovico: dobbiamo offrire di più, dobbiamo fare in modo eh, di andare verso quello che chiede la, il turista, verso quello che chiede il mercato, quindi la vacanza esperi, esperienziale, fare in modo che chi venga abbia motivo oltre che per apprezzare anche per rimanerci e abbia voglia anche di tornarci. Perfetto, grazie al Sindaco Petraccia, Michele Petraccia, lo salutiamo. Presidente di Lodovico, naturalmente la DMC Gran Sasso Laga non si ferma qui, non si ferma oggi, possiamo già calendarizzare quello che sarà il futuro di questa estate e credo che bolle in pentola tanto. No? Sì, sì, effettivamente adesso ci stiamo facendo. Open Day è stato uno sforzo molto grande che sta concludendo domani. E stiamo già al lavoro per preparare un calendario unico di eventi in tutta eh, l'area territoriale che copriamo. E quindi stiamo toccando tutti, eh, sia enti che comuni, per cercare di offrire a chi ci visita un cartellone eh, ricco e vario per far sì che eh, sia più facile e fruibile il nostro territorio. La nostra missione è appunto di appoggiare chi fa e lavorare insieme a chi vuole lavorare. Lo facciamo e ci, sono, ci saranno tante cose, veramente tante cose perché questo Open Day ha permesso di fare non soltanto le attività che stiamo facendo qui nel Gran Sasso, ma altre attività eh, più in bassa quota, sia a Teramo che a Civitella, Campli e altre eccellenze territoriali che abbiamo e quindi questo è soltanto l'inizio. Benissimo, grazie al presidente di Lodovico Valerio. La prossima gara importante, quella che non ti fa dormire la notte, quando arriverà? Allora, fra 18 giorni abbiamo la terza prova di italiani a Manoppello Pescara, quindi rimaniamo in zona e poi ci sono i campionati italiani, le finali e sono a agosto e quindi penso quella è una gara molto importante per noi. Eh, ti sei già posto un obiettivo, la concorrenza è forte, immagino di sì, oppure ce la faremo in scioltezza? No, niente in scioltezza, quindi la concorrenza è sempre tanta, bisogna lottare con se stessi, prima di tutto, e poi passo dopo passo raccogli i frutti. Se ti sei allenato bene, raccoglierai i frutti. Quindi io mi sono preparato, mi sto preparando per il campionato italiano. E cerchiamo di arrivare preparati a questa gara perfetto benissimo naturalmente sognando una medaglia importante un posizionamento almeno nei primi tre poi, poi vediamo poi vediamo dai in bocca al lupo naturalmente glenda narcisi eh, il tuo sogno invece immediato il tuo prossimo impegno qual è il prossimo impegno è a settembre eh, ma ancora più importante sarà a dicembre i campionati italiani assoluti e lì spero veramente di fare una bella gara anche perché c'è tempo per migliorare e spero veramente bene Va bene, guarda, allora siccome ti vedo emozionata, io adesso voglio fare tanto Alberto Capo che ringrazio, è sempre pronto eh, a qualsiasi sorpresa. Io chiamo il padre che ci sta facendo concorrenza perché ha una microcamera poggiata sul tavolino, però se viene qui così sfruttiamo la nostra, che, che, è, superiore, che è superiore. Venga qui, venga qui, così facciamo vedere un attimino che insomma che insegnante abbiamo. Vabbè, si può accomodare. È, è, è enorme, ma troviamo lo spazio, troviamo lo spazio. Benvenuto, allora guardiamo un attimino la, la, la camera. È forzata, oppure vedendo il padre è, è quasi così venuto distinto. Non solo il padre, anche la madre, essendo campionessa italiana salute di pesistica. E io sono stato più volte campione italiano di bodybuilding e però l'abbiamo indirizzata sulla pesistica olimpica in quanto uno sport olimpico, è tutta un'altra cosa. Eh, avendo qui nella provincia di Terme, avendo un grande maestro, il maestro Anselmo Silvino, medaglia olimpica eh, A Los di Angeles, sollevamento. No, eh, nel 72 ah, a, Monaco, a Monaco di Baviera. Eh, Facciamo molti sacrifici, allenamento tutti i giorni è dura, tutte e dura cinque, tutti i cinque componenti della famiglia. Quindi diciamo tutta la famiglia, naturalmente una famiglia sportiva che fa sacrifici. Io credevo di trovare il padre meno emozionato dalla figlia, invece è tutto, tutto l'opposto. Però va bene così. Poi rompiamo il, ghiaccio, rompiamo il ghiaccio in cucina, come dico spesso al presidente di. Eh, Esatto, a tavola si, si alleggerisce un po' tutta la, tutta la tensione. Allora, torno da Fabrizia. Fabrizia, eh, l'hai detto, hai cessato la tua attività, però gli impegni odierni eh, forse sono anche più complicati perché devi rapportarti con eh, dei giovani atleti che vogliono eh, percorrere la tua strada oppure lì ti senti più, più leggera? Beh, diciamo che non è semplice, non è semplice. Allora, non è stato facile cambiare ruolo, perché ovviamente il passaggio eh, prevede proprio un, un po' un ribaltamento di quello, eh, di quello che sei tu o comunque di come ti percepisci. E, um, però è bello poter uh, in qualche modo passare a questi giovani leve la, la propria esperienza, non solo le nozioni tecniche, ma veramente proprio a livello emotivo, a livello di, di esperienze condivise. E poi c'è da dire che io stessa uh, con loro imparo tanto, sono tutte esperienze che mi arricchiscono moltissimo. E poi eh, quest'anno, eh, sempre in altre vesti, eh, ovviamente non più da ginnasta, ma come componente della, della federazione, eh, mi sto preparando con i miei colleghi alla preparazione di un evento importantissimo: perché abbiamo per la prima volta in Italia il mondiale. Di ginnastica ritmica organizzato a Pesaro, eh, che da anni si distingue come sede di un'importante tappa di World Cup, ovviamente una grossissima responsabilità, un grandissimo onore. Eh, io in qualità di rappresentante atleti cercherò al massimo di, insomma, di, di, di fare un pochino da tramite eh, sentire le loro necessità, le loro preferenze e speriamo che l'Italia possa di nuovo brillare e continuare a portare alto il tricolore a livello mondiale. Perfetto, grazie ancora a, a Fabrizia. Ho visto un atleta che è arrivato. Io non so se vuole venire qui in eh, diretta con noi. È strano, no? però è arrivato la prima cosa che ha fatto: un bicchiere di birra in, in mano. Io adesso non sono esperto sotto l'aspetto. Ah, è un integratore, perfetto. Io non so, chiedo a Valerio se, se è normale, se lo fa anche lui, eh, se è permesso oppure no. Eh, però sto vedendo che lui insomma, la fa scendere con estrema facilità, quindi forse, come diceva il presidente di Lodovico, o è, o è abitudine, esatto, esatto. Tu cosa ne pensi? Ma io no, non mi è mai capitato ecco, di bere birra appena finito una gara, però sicuramente lui è abituato a fare queste cose, quindi è la normalità. Ecco, va bene. Perfetto, io non so se vuole eh, venire, se è un concorrente, oppure eh, Angelo. Non so se però, evidentemente, evidentemente si è preso da. Ah, sì, alla pettorina, il, il pettorale, sì. Eh, quindi non so se vuole venire qui in diretta con noi, ma lo vedo che eh, con Fabula, con gli altri, gli altri eh, colleghi. E con eh, la birra. Il 119 vuole venire? Eccolo qui! Dai, lo facciamo venire in, in, in diretta. Noi nel frattempo. Eh, poi la beviamo anche noi un goccino di birra perché davvero il caldo qui comincia ad arrivare ed è, ed è giusto rifocillarsi, Sindaco. Sì, certo. Hai preso non un grande bevitore, <ride> però <ride> avrò bisogno anch'io di eh, bere qualcosa dopo. Eccolo qui. Allora arriva il 119, se passa dietro, così eh, non impalliamo gli atleti. Perfetto, no, dicevamo no? Eh, arrivato, eh, affaticato, stanco. Eh, con i capelli non ha sudato, come d'altronde sì. faccio io eh, di questi problemi non ne abbiamo. Però subito una birra in mano, ma è? Cioè, è, una, è una tradizione sua personale, oppure aiuta, come dice il presidente di Lodovico: è un integratore naturale? Sì, sì. infatti, so che la birra contiene sali minerali. Quindi, meglio di quello, cioè anche meglio dell'acqua, secondo me. Addirittura, sì, secondo me se anche dissetante, soprattutto con questo caldo quindi ho preferito la birra. La gara com'è andata? Molto bene, anche se devo dire la verità è la prima volta che la faccio e quindi volevo provare a affrontare questa nuova competizione, anche se l'ho fatto da non competitiva ovviamente, però eh, mi sono trovato abbastanza bene. Cioè, pensavo di, essere ancora... di non farcela alla fine, invece alla fine ce l'ho fatta. Quindi la prossima volta ne facciamo una ancora più, più dura, sì. così ne, ne beviamo due invece di, di, di una di birra. Uh, doppio giro facciamo. Doppio, il doppio sì, giro. Sì. È un percorso, eh, percorso duro nel senso accattivante anche? Lo rifarebbe? Sì. Oppure si aspettava qualcosa di più, di più duro da sostenere? Come prima volta, ripeto, per me è abbastanza duro. Come prima volta, poi quelli che lo fanno giustamente. Più frequentemente non lo so se è stato duro anche per loro. Però per me è stata dura e lo allora rifarei lo stesso percorso. Quanto tempo ha impiegato? Eh, 35 minuti 35 minuti per 5 km, abbiamo detto Angelo vero quindi 5 km. Eh, C'è stata una parte più emozionante eh, eh. Del, del tragitto, quella che l'ha un po' stimolata di più, ecco dove, dove ci ha messo più grinta il ruscello. Lì, che è successo? Siete passati proprio, stile, stile, stile Vietnam, diciamo. Siamo lì, adrenalina 3000. Però, sano e salvo, perfetto, come premio una birra ghiacciata. C'era un film, Birra ghiacciata ad Alessandria, un film vecchissimo, di guerra, credo, anche, però molto 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 bello complimenti ancora Grazie. guardi se ci, manda, se ci manda un collega eh, che, che ha sorseggiato birra oppure altro noi siamo qui in diretta così almeno facciamo, facciamo vedere anche a chi è a casa quella che è la fatica di questa di questa gara interessante poi naturalmente aspettiamo il vincitore ufficiale ormai faccio venire uno con capelli questa volta Va bene, perfetto. Così mettiamo, bilanciamo il tutto. Bilanciamo il tutto. Eh, par, condicio. par condicio. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie mille, grazie mille. E allora, anche queste esperienze sono belle, Angelo? No? Perché non competitiva, però si è voluto, si è voluto testare. Poi, insomma, se l'ha fatta lui, la possiamo fare anche noi. Ma diciamo che lo spirito delle attività sportive è comunque che si vivono a livello cittadino, a livello popolare sono proprio quelle, diciamo che spesso c'è anche una sezione non competitiva dove eh, si può provare la disciplina e cercare di apprenderla e magari poi eh, svilupparla attraverso degli allenamenti specifici e quant'altro, diciamo che questo è un po' alla base di tutta la promozione sportiva che è un po' il settore che rappresento, eh, quello di rendere lo, lo sport più popolare e diffuso possibile, eh, cercando anche in iniziative come questa, eh, di farlo sperimentare anche ai più piccoli a volte, eh, infatti domani nel piccolo villaggio sportivo che si creerà qui in piazza l'aspettativa è proprio quella di avvicinare i ragazzi, i bambini a questi sport e poi magari appassionarsi e diventare magari dei, dei futuri campioni olimpici, no? abbiamo eh, discipline che, che, come l'arrampicata ad esempio che è di recente eh, introduzione all'interno del programma olimpico. Quindi quando sono stato a parlare con il Presidente Malagò... Eh, la prima cosa che mi ha chiesto era se c'era l'arrampicata, perché ovviamente essendo una disciplina eh, dove l'Italia deve in qualche modo adesso eh, impegnarsi per essere rappresentata al meglio, ha voluto assicurarsi che ci fosse anche questo. Eh, e infatti poi il CONI Locale, grazie anche al presidente Imbastaro e, e il presidente di Teramo eh, Canaletti, eh, hanno voluto impegnarsi per individuare. A una struttura che potesse in qualche modo eh, far provare ai ragazzi ad avvicinarsi a questo, a questo sport. Quindi rinnovo ancora l'invito, ancora una volta domani, Prati di Tivo, a non mancare. Eh, Presidente, ieri ed oggi eh, testimoniali importanti, domani c'è qualche sorpresa che possiamo già preannunciare ai nostri telespettatori, e naturalmente invitiamo tutti a salire perché eh, il tutto invita ecco, ad essere qui. Ah, domani intanto avremo ancora Fabrizio Ottavio e Glenda Narcisi che torneranno e ci sarà un altro campione del tiro a volo che è Valerio Collepiccolo che è un altro appunto appartenente al gruppo sportivo dell'esercito. Poi ovviamente avremo anche tanti altri campioni locali che comunque domani riconosceremo e intercetteremo per conoscerli e presentarli anche a chi si stringerà intorno a questa manifestazione. Perfetto, noi naturalmente siamo in diretta, lo saremo anche domani, però vi invito a salire perché naturalmente eh, qui si sta bene, eh, la location come, come detto più volte invita a trascorrere la mattinata, noi siamo saliti alle, quasi alle prime ore del mattino, no? il sindaco ancora era in sede comunale a, a sfogliare carte per cercare di risolvere i tantissimi, i tantissimi problemi, però davvero una passeggiatina, un caffè, eh, un, eh, un giro con eh, amici. E Parenti eh, fa sempre bene anche perché si respira qui, eh, Sindaco Aria, davvero davvero pulita. Ma assolutamente, io vi devo ringraziare, state facendo opera di promozione e qual è il miglior testimonial che persone che vengono qui apprezzano quello che avete appena detto. Qui vale la pena, si sta bene, quando fa molto caldo sulla costa si sta più freschi e quindi c'è sempre un motivo per trascorrere qualche ora o qualche giorno dell'estate qui da noi. Perfetto, allora io eh, ho visto nei paraggi eh, un altro atleta, eh, collega del 119, a cui non ho chiesto nemmeno il nome. Beh, chiedo scusa a lui. Eh, vediamo se c'è qualcuno alle mie spalle. Io un po' sono, sono, sono coperto. Eh, adesso sta mangiando. Lui sta bevendo birra e mangia, e mangia banana. Vediamo adesso se c'è. Eccolo qui, allora il 110 ah, ah, 110 e 46. Sì. Allora, se vi mettete uno a destra e l'altro a sinistra, non competitiva, eh, però insomma, gara, gara viva, no? Eh, il risultato, non so i tempi, eh, lui 35 minuti, voi? Ancora non lo sappiamo, sinceramente, ancora non l'ho visti, 35 e 16. 35 e 16. Ah, quindi un 16 secondi di ritardo rispetto sì. al... Anche voi utilizzate lo stesso metodo, quindi ricaricate le batterie. Nel... Esatto, è un integratore naturale o quasi? Eh, bella esperienza, è stata la prima volta per te? La prima volta per me sì, bellissima, molto molto bella, poi la location eh, molto molto bella e preparata. Quindi pomeriggio rimani qui, adesso a pranzo naturalmente una doccia fresca, poi seduto a tavolino perché devi, devi ricaricare ancora di più immagini. Sì, assolutamente sì, pronti per il pranzo. Perfetto, invece per te qual è stata l'esperienza? È, è stata la prima innanzitutto? No, è stata la seconda. Sempre qui ai Prati di Tivo oppure in un'altra location? In un'altra location, ho partecipato a Firenze, Inferno Running nel 2015, eh, poi altre gare a Roseto e gli Abruzzi, Passeggi di Primavera, però non questi livelli. Però Inferno Running, insomma, eh, caratterizza di parecchio no? quella, che è, stata, quella che, è stata, che è stata la gara. Eh, anche tu ce l'hai però un sogno nel cassetto, cioè nel senso questa è una non competitiva, dove vuoi arrivare? Anche se è un po' in ritardo per l'età, perché 34 anni, insomma, forse devo pensarci prima per cominciare a fare competitiva. Però, perché no? Provarci. Può essere, e... può, può essere il primo obiettivo no? sì. almeno provarci, poi quello che viene dopo naturalmente un po' la fortuna un po' l'impegno, un po' l'età che avanza però insomma dobbiamo accontentarci la prima cosa è partecipare, divertirsi e poi girare per questi posti che meritano perfetto, quindi anche una, una promozione da parte dei due atleti io vi ringrazio, naturalmente vi dico naturalmente salute perché avete una birra in mano, eh, chiedo a Valerio 34 anni eh, ci vuole provare per il tiro a volo 34 anni sono son già troppi oppure qualche sorpresina può scapparci nel tiro a volo più si è grandi di età più è meglio ah. è differente dagli altri sport ecco uno sport che eh, Giovanni Pelliello Massimo Fabrizi che hanno vinto le Olimpiadi medaglie bronzo e argento 44 40 quindi è uno sport il nostro tra virgolette fortunato perché comunque più si è avanti con l'età e più si ha una maturazione più forte. Ecco. Eh, questa è una passione certificata, c'è un altro sport che avresti voluto fare, però non sei riuscito, o, o perlomeno non ci hai nemmeno provato? Beh, io giocavo a calcio da piccolino, poi però ho smesso per motivi, del ecco, tiro al volo, ho cominciato già a 13-14 anni con la nazionale e quindi ho dovuto smettere, però è una passione che porto sempre avanti perché alleno una squadra di calcio di bambini a tempo libero, ovviamente l'inverno, è una passione che porto avanti, però seguo il calcio. Perfetto, grazie ancora a Valerio Vallifoco. che saluto, tiro a volo, in bocca al lupo per i prossimi impegni, un abbraccio fortissimo e ancora in bocca al lupo a Fabrizia. D'Ottavio, che ritroveremo anche domani insieme a Glenda Narcisi. In bocca al lupo pure a te. Sindaco, mi raccomando, massimo impegno perché dobbiamo tirarci fuori dalle difficoltà. E la rivedremo domani immagino perché tanto lei domenica è in zona e sarà ancora qui sul nostro parterre. Grazie ad Angelo De Marcellis, presidente CSI Teramo e grazie ancora di cuore al presidente Erminio di Lodovico della DMC, Gran Sasso Laga. Noi chiudiamo qui questa diretta, naturalmente vi aspettiamo domani non solo davanti ai nostri teleschermi ma anche e soprattutto in questa splendida località che è Pratiditivo. Arrivederci.